Male, eh? Non male, non male, oggi è bello. Belle gare in tutto l'assoluto, cioè fuori un po' dalla mia idea prima di questo campionato, perché comunque arrivavo molto molto stanco, non capivo bene come stessi in acqua, perciò delle gare come quella di oggi fanno sperare. Ti sei dato la risposta, perché i tempi dicono che al mondo in questa stagione sei il più forte sia nei 50 che nei 100. Vediamo, ad oggi è normale che qualcuno debba ancora fare delle gare al top, però anch'io non sono al 100% secondo me, perciò ce la giochiamo bene. Quest'anno tutto su 50 possiamo dire, visto che non è l'anno olimpico? Quest'anno possiamo dirlo, perché è un po' la mia idea di inizio anno. Mi ero più in lunga in casa, a Roma, regalare una gioia sicuramente più facile su 50 che sul 100, perciò chissà. Queste rane vanno tutti veloci, perché con te da apri pista ti stai trascinando tutti dietro. Abbiamo visto, non sarei solo neanche il mondiale. Chi è arrivato? È arrivato il boss, è arrivato. No, anzi, assolutamente, è stato bello fare questa gara. Siamo divertiti tanto, secondo me. Ci siamo premuti fino alla fine. Io per così oggi non avevo, perciò sono molto contento, devo anche ringraziare loro. Com'è da atleta? Da mondiale? Molto contento. Diciamo che gareggiare con Nicolò, come ho detto prima lì, mi dà un grande stimolo, poi è veramente una gran persona, anche gentile, quindi questo fa solo... L'ha pagato, per dirlo. Guarda che non ti fa sconti, ti vorrà battere comunque. No, è solo veramente un piacere gareggiare con queste persone, quindi bene. Grazie mille. Prego. Insomma, intanto hai battuto Fabio per la prima volta che abbiamo italiani, no? No, ma battuto anche questo inverno, però avevo il Covid. Sì, è vero, appunto, quello non valeva. Un percorso un po' molto complicato, questo problemino lì è febbre, tutto 2 settimane prima, e ha influito un po' ovviamente su questo, però stavolta sono uscito io, poi ovviamente saranno altre battaglie, quindi vedremo, dai. Senti, che effetto ti fa essere qui in mezzo? No, io li dovevo, Fabio, cioè, qui siamo fra i più grandi del mondo, e te adesso sei fra i più grandi. Fabione, che è il nostro capitano, anche mi trovo tra bene, una gran persona, e quindi mi trovo a mio agio a gareggiare anche con Nicolò, che è veramente una gran persona, è molto gentile anche fuori dall'acqua, quindi non ti mette pressione, anzi ti invoglia a gareggiare con loro, e io mi trovo benissimo con loro e non vedo l'ora di gareggiare ai mondiali con lui. Insomma, ci siamo, no? Sì, assolutamente. Io mi ricordo l'anno scorso che già Olimpiadi Europei ti favo in tv lui. Adesso se ci abbiamo. Sì, è molto bello. Insomma, cercheremo di fare il possibile. Allora, adesso li prendo tutti e due. Fabio, vai mondiale, questo signore qua. Se lo merita, un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo. Allora, facciamo così: tu ci racconti Simone e Simone ci racconta Fabio, almeno degli ultimi mesi, delle ultime settimane vissute insieme. Allora, non ci alleniamo molto insieme, perché io ormai faccio programmi più da velocista e lui, che ha 15 anni meno di me, può fare così, deve macinare della strada, perché rimane il fatto che purtroppo 50 Olimpiadi non ci sono, come non ci sono stati mai per me, probabilmente non saranno mai neanche per lui, quindi cercheremo di lavorare sodo per i 100, per farlo tornare indietro, e sono sicuro e non ho dubbio che ce la farà. Come stai? Bene, dai, oggettivamente mi scoccia molto, perché non è sicuramente quello per cui ho lavorato, e fino a 2 settimane fa l'allenamento andavo molto forte, però non sono stato fortunato, quindi ci vuole anche quello. Penso siano più primaverili che ho saltato di quelli che ho fatto nella mia vita, quindi vediamo di qui agli estivi di continuare a lavorare bene, perché a Roma non si può mancare. Ecco, bravo, cioè Roma è l'obiettivo, questo punto. Roma è l'obiettivo, esserci assieme, magari uno fianco all'altro, che effetto sarebbe? Bello, detto gareggiare con lui a fianco, che cioè, ogni giorno ci vediamo in piscina, ci alleniamo insieme, per me è bello, ovviamente lui è una grande persona, perché a 34 anni essere ancora così, allenarsi ogni giorno con una gran voglia. Sono mai che lui abbia più voglia lui di me, che io ho 18 anni. È molto incoraggiante e ti fa, diciamo, tirare sempre il meglio di te. Se potessi rubargli qualcosa, una cosa. La testa, assolutamente. Lui tutta la testa. Fortissimo mentalmente, l'unica cosa che
ancora devo migliorare, io infatti su me lì ancora pecco un po' lì nel centro, che non mi sento ancora sicuro al 100% in vasca lunga, però stiamo lavorando sia l'allenamento sia con il mental coach, quindi sono sicuro che prima o poi arriveranno risultati che rispecchieranno anche il 50%.